animale che ti passa. Presumo condiviso anche da altri. Questa è la più bella squadra che abbiamo visto in partita di gioco del nostro Palafocco quest'anno, con una bella prestazione, anche per chi si è giocato bene, tanto lo dice la Vasile, penso che ha fatto una buona gara. Cosa è successo? Nel supplementare abbiamo pagato sicuramente la panchina corta, perché questo direi che è stato evidente, soprattutto è uscito De Min per 5 falli ed è stato un episodio chiave. Poi chiaramente abbiamo avuto anche un attimo un calo fisico, però direi che il momento chiave è stato l'uscita di De Min per 5 falli. Al di là del canestro che ha concesso, è stato questo un momento chiave per noi. Lì dopo non abbiamo purtroppo avuto niente da Mannato, e anzi abbiamo avuto dei disastri, però il problema è che ci sono venuti meno un riferimento importante. Però la squadra ha avuto carattere per ritornare, nonostante uno poteva anche lasciarsi andare a livello così emotivo, perché noi abbiamo avuto nei tempi regolamentari l'occasione per vincere la partita, abbiamo avuto l'ultimo tiro, questo non dobbiamo dimenticarlo. E perciò faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una partita importante, però non abbiamo avuto quella freddezza, quella cattiveria per essere più precisi nel supplementare. Nel supplementare abbiamo pagato fatica e abbiamo pagato sicuramente il fatto di avere una panchina cortissima. Si aspettava questo Livecchi in trasforma? No, Livecchi è stata una variante decisiva ai fini della partita, perché è stato il giocatore che con Cardinali secondo me ha svoltato la partita. Cardinali è stato bravissimo nel supplementare su Evangelisti, anche se Evangelisti era già stanco, però è stato molto bravo, e poi è stato bravo nel trovare anche delle situazioni in attacco, dei tiri liberi importanti che ha trasformato. E Livecchi, penso che la sua prestazione sia stata l'MVP della partita senza ombra di dubbio da parte di nessuno. Ripeto, un ottimo Brindisi, complimenti, perché hanno vinto una partita importante. Noi abbiamo giocato bene, abbiamo trovato una squadra, sapevamo di trovare una squadra totalmente cambiata anche nell'anima probabilmente, e una squadra che adesso sta cercando dei nuovi equilibri, una squadra che ha delle priorità in campo ben chiare. Oggi penso che si sono viste queste, e questo è ancora, diciamo, aumenta ancora di più il rammarico, perché nei tempi regolamentari potevamo e dovevamo chiudere la partita prima. Abbiamo concesso anche due bombe che in un momento dove potevamo andare via ci hanno rimesso lì la partita. Perciò bravi Brindisi, e noi abbiamo pagato anche un po' la gioventù su certe cose. Grazie. Pensa che la sua squadra, innanzitutto mi presento, Giuseppe Massoni di Radio Dato, sì, la sua grazie. Squadra negli ultimi 4-5 partite la sta vedendo in calo, oppure sono gli episodi che... Ma guardi, allora, nelle ultime 4-5 partite noi l'andata avevamo perso sia Matera sia in casa con Matera che sia Fiorentino. E oggi diciamo che il nostro rullino di marcia addirittura è in pareggio alla stessa giornata con quello che avevamo fatto all'andata. Oggi la squadra francamente mi è parsa in buona condizione, oggi abbiamo fatto una buona partita e non mi sento di dire qualcosa di più, se non che non abbiamo avuto niente dalla panchina, ecco, questo sì, parte Furlanetto qualche sprazzo, però abbiamo avuto poco, e infatti abbiamo avuto 5 in doppia cifra e Furlanetto. E quello che sicuramente siamo i primi a sapere che non è la nostra posizione questa, però siamo lì, è anche un frutto di un lavoro, di un impegno che i ragazzi mettono quotidianamente, e adesso noi dobbiamo gestire anche magari le energie di qualche giocatore un po' in calo, però tutto sommato oggi mi sembra invece di aver rivisto la squadra un po' più pimpante che non in altre occasioni. Qualcun altro? Sì, non so se gli hanno fatto la domanda, scusate, sono arrivato. Sì. Quando Brindisi nel secondo quarto ha cominciato ad alzare i ritmi, sì, giocando ai vostri ritmi, sì, lì ha pensato di poterla vincere davvero? Cioè, ha pensato che Brindisi potesse avere un calo poi alla, sì, fine? Sì, francamente in quel momento lì abbiamo pensato che potevamo rimettere le mani sulla partita. E
cosa che poi abbiamo fatto, perché alla fine, come ho detto prima, nei tempi regolamentari abbiamo avuto noi l'occasione proprio per chiuderla, abbiamo fatto due ingenuità in difesa, una soprattutto clamorosa, abbiamo concesso un tiro da tre punti dall'angolo a Livecchi che non andava mai fatto. E poi abbiamo sbagliato l'ultimo tiro, ma quello ci sta, cioè, voglio dire, non è che sia una questione una volta va dentro, una volta va fuori, cioè, noi abbiamo perso a Patti sbagliando l'ultimo tiro, abbiamo perso a Brindisi sbagliando l'ultimo tiro, cioè, penso che fuori casa ci stia anche tanto. No, io sono stato contento della prova di carattere dei ragazzi e anche di come siamo stati in campo. Poi, ripeto, qui c'è un'atmosfera particolare, c'è una cornice di pubblico incredibile. È bello giocare, c'è una correttezza, una competenza che si respira, perciò questo è anche grazie al pubblico che c'è qui, che si può giocare così correttamente. In altri campi certi finali non sono concessi. Senta, ma detto fra noi, si possono prendere due tiri da tre all'ultimo secondo, su quattro finali siete riusciti a beccare due tiri all'ultimo secondo. Bravo Brindisi, bravo Valenti Vecchi. Sì, uno è stato, allora, quello di Livecchi sulla palla rubata di Parente è stato un errore clamoroso nostro, cioè non è una cosa da vergogna aver concesso questo, io mi sono imbestialito su questa situazione. Sì, però secondo me è stato meno clamoroso di questo, ecco. Cioè quello di Parente ci può anche stare, perché insomma alla fine le cose possono essere anche così. Quell'altro veramente è stata una bestialità nostra, ecco. Cioè, come cosa. Complimenti. Altre domande per Costalieri? Non so cosa abbiano chiesto i colleghi, ma volevo fare i complimenti prima di tutto a Coach Salieri. Ce li siamo fatti un po' all'inizio, una partita simile, però ci devo dire che questo Siena è stupendo e merita ampiamente il primo posto, anche se ha trovato un Brindisi che non voleva assolutamente cedere questa partita, sì. Che ha giocato molto intensamente, ma diciamo che soltanto gli episodi alla fine hanno determinato la vittoria di Brindisi, qualche palla persa anche se da entrambe le parti, e forse nel finale, proprio nell'ultimissimo finale, Siena ha dimostrato quel pizzico di immaturità rispetto, sì, a Brindisi che ne ha saputo approfittare. Mi sembra un'analisi corretta, perché quello che ho detto prima ai suoi colleghi, cioè noi abbiamo pagato la panchina corta e anche delle ingenuità, poi questo del canestro da tre punti che diceva il suo collega alla fine del quarto, la palla persa poi recuperata da Parente col tiro di Livecchi, quello è una cosa che non si può neanche pensare in un film dell'orrore, ecco, noi siamo riusciti a farlo e insomma questo purtroppo sono anche gli errori di gioventù che ci possono essere. Poi ripeto, nel finale di tempo regolamentare abbiamo concesso un tiro a Livecchi dall'angolo che non doveva neanche mai pensarlo, e questi sono errori così, però nel complesso, cioè, ci sta, ecco, insomma, quando si gioca in pochi ci può stare questo. Si diceva di squadra ingenua, giovane, ma sì. Mi è parso che per almeno 37 minuti Siena abbia tenuto botta ad una squadra espertissima come Brindisi. Sì, sì, sì. Brindisi ha fatto un'ottima partita, ha trovato Livecchi risolutore, importante, e poi come ho detto prima anche Cardinali è stato un giocatore decisivo nel finale. Grazie. Prego. Sì. È una domanda che vuoi chiedere anche al coach Bernini. Secondo lei, a parte i problemi che ha avuto la prima porta nel finale, la mossa di giocare con tre lunghi, da me no, è stata anche una delle sorprese decisive, poi vorrei sapere se rivedremo da coach Bernini. Ma allora, sicuramente è stata una soluzione importante ai fini della partita, ma per la prestazione in assoluto di Livecchi, perché oggi è stato l'MVP, è stato il giocatore che ha deciso la partita assolutamente. Noi abbiamo un attimo chiuso, tamponato la cosa giocando, togliendo Furlanetti e giocando con Ferrero, che era un po' più fisico in quella situazione lì. Però penso che Livecchi sia stato, come ho detto prima, il giocatore che ha deciso la partita, e perciò sicuramente è stata una mossa importante ai fini della partita.